Buonasera Ministro. Buonasera. Grazie di essere venuta. Buonasera, buonasera. Si è portata tutte le risposte, sì? Sì, sì, sono tutto qui, grazie. Noi faremo solo le domande concordate. Allora, io partirei proprio... Come dobbiamo chiamarla, Ministra, Ministro? Direi Ministra, se chiamate la Sindaca Raggi, direi Ministra. Bene, io partirei proprio da questa canzone, no? People Have the Power, che di Patti Smith, Il Popolo Ha il Potere, che voi avete scelto come inno praticamente della campagna del sì, come sigla del sì. Ecco, chi ha scelto questa canzone tra le tante? L'ha scelta lei, l'ha scelta Matteo Re... La Ministra? Sì. No, dicevamo, questa canzone People Have the Power di Patti Smith, Il Popolo Ha il Potere, che voi avete scelto come inno, ecco, chi l'ha scelto? L'ha scelta lei, l'ha scelta Renzi e per quale motivo in particolare? Ma onestamente non so chi l'abbia scelta, credo direttamente Matteo Renzi, non io comunque. In ogni caso Patti Smith ha scritto delle bellissime canzoni, poi ha fatto un concerto molto bello a Firenze, quindi credo piaccia molto a Matteo Renzi. Poi ovviamente già nella scelta del testo della canzone La gente ha il potere, abbiamo voluto dire proprio come l'ultima parola aspetti ai cittadini, perché infatti questo referendum è una grande possibilità di partecipazione proprio per tutti noi cittadini, molto semplicemente. Ecco, lei li sta incontrando uno a uno, è stata addirittura in Sud America, no? E lì si è un po' malignato, si diceva che Renzi la volesse scaricare come una zavorra inutile, dannosa, nella speranza che lei poi dal Sud America non ritrovasse la strada del ritorno. Ma, com'è andata quel viaggio? Ma guardi, credo che effettivamente Matteo si debba essere sbagliato, perché mi ha fatto un biglietto solo andata. Questo è seccante. Sì, però poi mi sono rispedita tramite pacco postale, direttamente a carico del destinatario. Quindi lei dentro un pacco su un cargo, sì, no, per nave, e esatto. Il destinatario che ha pagato, chi è? Porta a porta ha pagato tutto il signor Vespa. Ah, devo dire, carino, e quindi rieccomi qua alla faccia di chi mi vuole male anche da un po' di tempo, quindi devo dire sono felice. Bene, allora parliamo subito di questa sua riforma costituzionale, sì, no? Certo. Che appunto porta... Grazie di avermi invitato, sono il ministro Boschi, sono molto felice di partecipare Cosa a questa significa? Manifestazione per il no e di convincervi invece a votare sì. Ho molto apprezzato anche l'imitazione di Giorgia che mi rifà un pochino il verso, cercando di sottolineare un pochino i miei difetti. Il fatto che la riforma sarebbe scritta coi piedi, devo però ricordare che l'ho scritta io, quindi è scritta con i miei piedi e non con i suoi, ma del referendum ho parlato tante volte, quindi è sufficiente che riascoltate i miei discorsi vecchi per capire un po' come stanno le cose. Io non c'ho voglia di ripetere le stesse cose a un gruppo di persone che sanno dire solo no. Ho intenzione di combattere qui per questa riforma perché è troppo importante. Si tratta di far capire agli italiani che hanno la possibilità storica di rinunciare per sempre al diritto di voto, rendendo il Parlamento una pura formalità. Qual è il problema? Che molti italiani già pensano che il voto sia inutile e si rifiutano di andare a votare. Dobbiamo fargli capire che se votano stavolta è l'ultima. Stiamo preparando anche una campagna di comunicazione che sarà un ultimo sforzino. Andate a votare, dalle prossime elezioni tutti al mare, basta un sì. Vabbè, insomma, l'abbiamo riconosciuta tutti, era Sabina Guzzanti, le facciamo anche un bel applauso. D'altronde tutti sanno benissimo che io sono molto autoironica e anzi sono la prima a chiedere di essere criticata, tant'è vero che sono andata anche a vedere uno spettacolo della Virginia Raffaele, mi sono molto divertita, ma si può evincere una cosa anche più importante di questa, addirittura Travaglio, no? Che tutte le donne vorrebbero essere me, però di Maria Elena ce n'è una sola e sono io, quindi diffidate dell'imitazione, molto semplicemente.
Bene, Ministra, però noi stavamo parlando della riforma costituzionale che porta la sua prestigiosa firma e quella, se possibile, ancora più illustre di Denis Verdini. Ecco, certo. Che bisogno c'era di cambiare la Costituzione con tutti i guai che all'Italia dovevate andare a toccare proprio quella carta costituzionale che nello stesso programma del PD del 2013, in base al quale lei in questo momento è in Parlamento, definivate la più bella del mondo? No, guardi, mai dette queste parole, comunque si ricordi, perché mi sembra che le stia un pochino sfuggendo di mente, che questo è il governo che ha nominato Cantone all'anticorruzione, commissariato il MOSE, fatto il falso in bilancio, il voto di scambio, messo pene più severe per l'anticorruzione, gli 80 euro, mi sembra molto, mi sembra proprio niente, Ministra. Sì, poi per venire, ci arrivo alla sua domanda, se mi posso permettere, la nostra Costituzione ormai, diciamo, è un pochino superata, no? Almeno nella seconda parte, che barba, che noia, che noia, che barba, no? La Mondaini a casa Vianello. Ecco, quindi ci sono molte situazioni da cambiare in questo paese, noi lo sappiamo benissimo, però mi faccia spiegare perché stiamo dando priorità alle riforme costituzionali. Il presidente Napolitano, visto che l'esperienza del governo Letta sulle riforme costituzionali si era interrotta... No, siete allora... voi che l'avete interrotta, se era per Enrico Letta finiva tutta la legislatura bello felice, poi è arrivato Enrico, stai sereno, ciao. Infatti è stato sereno. Comunque, il presidente Napolitano nel dare l'incarico a Renzi chiese di formare un governo che avesse appunto come oggetto della propria attività appunto la ripresa delle riforme costituzionali e della legge elettorale. Questo è stato il mandato perlustrativo per formare un governo. Com'era il mandato per lui? Strativo, molto semplicemente. Quindi noi abbiamo rispettato tutti i passaggi istituzionali. E, guardi che io sono laureata in giurisprudenza e ho fatto anche la Madonna nel presepe vivente di Laterina, Arezzo. Questo è fantastico, però sì, non c'entra niente, grazie. Neanche questo, Ministro. Mm. Quindi, dicevamo, perché tutto questo lavoro e se vogliamo anche tutti questi scontri molto accesi in Parlamento tra colleghi sui giornali sulle riforme costituzionali? Non so, perché? Perché? No, perché? È che lo chiedo a me, aspetta e leggo un attimo, Per raggiungere, ce l'ho, un obiettivo fondamentale, un paese più semplice e... In che modo riusciremo ad avere un paese più semplice? Ma che è il presepe vivente di Laterina Arezzo, la Madonna reincarnata? Ministra, torni fra noi. C'è un telecomando, un interruttore, un PIN, una parola chiave per sbloccarla. Renzi, Verdini, Italicum, Etruria, molto semplicemente... Molto semplicemente riusciremo ad avere un paese più semplice perché innanzitutto avremo un Senato più semplice, infatti da 315 senatori ne avremo soltanto 100. Questo che cosa significa? Un po' meno politici, ma non meno politica, no? Un Senato che rappresenta i territori con consiglieri regionali e sindaci, quindi un Senato diverso e soprattutto una riforma che ci farà risparmiare 10 miliardi in 10 anni senza dimenticare la crescita del 6% del PIL. 10 miliardi del 6% del PIL? Dove l'ha letto? Ma chi glieli fa i conti? Il mio babbo a Banca Etruria. Beh, questo spiega molto effettivamente. Il mio babbo è una persona per bene, io se sento del disagio è proprio verso di lui e verso la mia famiglia. Lui è finito un po' al centro delle cronache non per quello che ha fatto, ma perché portiamo lo stesso cognome. Ma non è vero. Comunque niente. Noi siamo una famiglia molto solida e affronteremo tutto questo rimanendo molto uniti. Bene, poi mi piacerebbe anche avere dei figli, ma in questo momento non sono in programma. Intanto però sto diventando zia e questo mi rende già molto felice. Bene, questo è fantastico. Sì, però grazie. Stavamo parlando dei presunti risparmi del suo Senato. Certo, il mio babbo appunto mi insegnò i sistemi di calcolo. Tant'è che quando da Arezzo andai a Firenze per fare l'avvocato, mi chiamavano tutti, mi ricordo, mi chiamavano «Vieni avanti, Retina! Vieni avanti, Retina!» O almeno così mi sembrava di captare, diciamo. Lei captava a Retina proprio, con la A, a Retina. Spiritoso e pungente, direttore Travaglio, Fatti chiamare da Grillo, fatti chiamare! Stava dicendo qualcosa.
Sì, dicevo che la chiave di tutto è un codicillo, quella che toglie l'indennità ai senatori. Ecco, però partiamo dai dati ufficiali. Parliamo di ragioneria dello Stato e bilancio del Senato. La sua riforma fa risparmiare tra i 40 e i 50 milioni all'anno. Parliamo di briciole, su una spesa pubblica di 800 miliardi all'anno. È come se ogni italiano maggiorenne rinunciasse a un caffè all'anno. Ha fatto i calcoli? Sì, è il costo della metà di un F-35, quegli aerei da guerra che tra l'altro non funzionano e che noi da soli continuiamo a comprare. È il costo dell'Air Force Renzi. Bello. Che però non vola, è un aereo purtroppo. Che purtroppo non vola. Ed è anche il finanziamento pubblico che vi siete intascati voi del PD nel 2013 mentre i 5 Stelle hanno rinunciato. Comunque, veniamo alla domanda. Grazie. Non prova un filo di imbarazzo nel mettere le sue mani dentro una Costituzione che non è stata scritta da un governicchio appiccicato con lo sputo, con una maggioranza raccogliticcia, ma è stata scritta da un'assemblea costituente eletta col proporzionale apposta per quello, no? Non certo di una maggioranzina così raccattata qua e là. Guardi, direttore Travaglio, conosco benissimo questo trucchetto di interrompere mentre uno sta parlando, lo conosco proprio molto molto bene, eh? Chiamano domande, non interruzioni. No, io ci sono abituata perché me lo fanno anche durante il question time, però io non l'ho interrotta, quindi lei non mi interrompa, per favore. No, signora, però non mi può interrompere lei, per cortesia, perché io sono per la democrazia, però noi non ci permettiamo di andare alle scarsissime iniziative organizzate dagli altri e di interrompere. Anche qui a Zurigo, mi scusi, ci vuole rispetto per la Costituzione, mi scusi signora, Ministra, non siamo a Zurigo, siamo a Roma. Okay. Torni fra noi, per favore. Io le stavo dicendo senza offesa che la Costituzione è stata scritta da gente che si chiamava De Gasperi, Parri, Nenni, Togliatti, Terracini, no, però la lista Dossetti, sui padri Lapira, Calamandrei, no, Benedetto Croce. Direttore, Renzi chi è il nuovo De Gasperi? No. E lei chi è il nuovo Calamandrei? E il nuovo Benedetto Croce chi è? Verdini? Guardi, so bene che fare la ministra a 34 anni magari può suscitare anche lei un po' di invidia. No, guardi, non ho mai desiderato fare la ministra in vita mia proprio. Però ce la vedrei bene in gonnella in Parlamento. Comunque, battute a parte, vengo alla sua domanda. Lei mi chiede se sono in imbarazzo. Sinceramente no. Io sono molto cara anche per, diciamo, ragioni territoriali, di studi, di provenienza a Calamandrei. Ah, tanto cara. Molto cara. Molto cara, sempre cara, sempre a Calamandrei cara. Per ragioni di provenienza territoriale. Di studi anche. Calamandrei proveniva da Firenze, mentre lei proviene da Arezzo. E da Arezzo proveniva Licio Gelli, non sarà mica molto cara anche a Gelli, no? Per allora, dire. Un po' meno, però io sono laureata in giurisprudenza, non in geografia, quindi cerchiamo di rimanere un pochino nel seminterrato, grazie. Dove? Eh? Controlli quello che le hanno scritto di dire, per favore. Volevo dire, no, nel seminato, ecco, cerchiamo di rimanere nel seminato. Già nell'Assemblea Costituente Calamandrei ricordò come il vero rischio della democrazia era quello di governi che non fossero in grado di decidere. E la seconda sottocommissione Terracini stabilì che il governo potesse presentare iniziative di riforma costituzionale. E comunque si ricordi che noi non si cambia il sistema parlamentare, molto semplicemente. Come non si cambia? Lo cambiate come? Tra l'altro non si capisce che bisogno ce n'era, chi ne ha avvertito l'esigenza. Ballarò, prima che voi lo sterminaste, fece un sondaggio da cui risultava, a maggio di quest'anno, che solo il 4% degli italiani ritiene una priorità la sua riforma costituzionale. Gli italiani sono strani, eh? No, non preferirebbero che voi vi occupaste dei salari bassi, delle tasse alte, dell'evasione fiscale, della corruzione, delle mafie, della criminalità comune, di politiche sull'immigrazione. Vessi la curiosità, la stranezza, la bizzarria degli italiani. A me non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi fermasse per strada e mi chiedesse: scusi, sa mica quand'è che riscrivono quella brutta costituzione che abbiamo? Si vede che vengono tutti da lei, e allora che gente frequenta? Guardi, mi scusi, ma come ha detto Matteo, signori miei, non per cattiveria, ma chi dice avete fatto troppo veloci, rispondo. Questa riforma è attesa da 70 anni. La nostra è la prima riforma costituzionale della storia repubblicana e gli italiani l'aspettano da 70 anni. Grazie Matteo. Ecco.
Lei ha appena raccontato due balle in due frasi. Me le dica. La vostra non è la prima riforma degli ultimi 70 anni, perché prima di voi sono già stati cambiati 43 articoli della Costituzione. Avete la sindrome opposta a quella di Napolitano sarebbe e Bazzoli. Loro pensano che dopo di loro non succederà più niente, voi pensate che prima di voi non sia mai successo. Ma questo niente. È un pensiero In realtà siete gli ultimi e vi ritenete i primi. Seconda balla. È matematicamente impossibile che 70 anni fa gli italiani chiedessero la riforma della Costituzione. Perché? Non c'era la Costituzione 70 anni fa. Stavano ancora pensando a cosa scriverci i padri costituenti, e quindi, a meno che non fossero tutti deficienti, gli italiani non potevano chiedere di cambiare un testo che avrebbero letto solo di lì a due Ma anni. Ma per due anni, arrotondiamo per eccesso. Direttore Travaglio, non faccia il sofistico, no? Ma purtroppo ci sono abituata. I gufi fanno così. I gufi fanno così, strumentalizzano, si attaccano alle parole per frenare la nuova Italia che stiamo costruendo, contro Grillo e Salvini che vogliono tenere tutto così com'è per le poltrone. Ma vogliamo parlare del condannato Grillo, che dice che la mafia non esiste? Non l'ha mai Perché detto. Allora non parliamo di Livorno, di Pizzarotti a Parma, di Quarto, di Bagheria? Ma cosa parliamo c'entrano Grillo e Bagheria? Resti al tema, Ministra, per favore. L'importante è che solo la Camera voterà la fiducia al governo. Così avremo più governabilità, molto semplicemente. E questa lei crede che sia una sua invenzione? Bene, la Camera che da sola vota la fiducia al governo l'aveva inventata Re Carlo Alberto nello Statuto Albertino del 1848. Lei ha laureato in storia? Eh sì, purtroppo per lei sì. E nello Statuto Albertino c'era pure il Senato non eletto ma nominato, per dire come siete recenti e anche originali. Ma a proposito, a che serve questo senatino di sindaci e consiglieri regionali che a fine settimana vanno a Roma a fare il dopolavoro delle leggi? Sempre molto pungente, direttore Travaglio, eh? Ah, Maremma buhaiola maiala! Così? Ha detto qualcosa? Sì, dicevo che la riforma l'ho scritta con Ala, il partito di Verdini, e comunque noi superiamo il bicameralismo perfetto. Questo che cosa significa? Che non avremo più due camere che fanno sempre le stesse identiche cose, no? Ma pensi che grande semplificazione, che grande cambiamento riuscirà a dare delle risposte ai bisogni dei cittadini, delle imprese, dei tempi che cambiano così velocemente senza aspettare mesi, a volte anni, no? Prima dell'approvazione di una legge. Poi avremo più autonomie locali, perché consiglieri e sindaci che fanno i senatori rappresenteranno finalmente i territori. Guardi, se lei avesse letto la legge che dice di avere scritto, saprebbe che queste famose autonomie locali le radete al suolo con la riforma. Togliete addirittura alle regioni il potere sul territorio, il controllo del territorio, cioè domani tutto ne è accentrato nelle mani dell'uomo solo al comando a Roma, che deciderà per noi, no, dove mettere gli inceneritori, i TAV Torino-Lione, i ponti sullo stretto, le trivelle, gli oleodotti, no, vabbè, i gasdotti, questo fate. Cose? No, guardi, io non sono d'accordo con lui, ovviamente, perché avremo molto semplicemente più semplicità sui territori e regioni più controllate e più responsabili. Perché noi che cosa faremo? Noi toglieremo qualche potere alle regioni, no? Che però in questi anni ne hanno avuto anche fin troppi, no? Quindi riporteremo in capo allo Stato un po' dei poteri che erano alle regioni, tutto lì, non un po', questa cosa qualche, di cui parla lei. Tutto lì, sembra di stare dal macellaio. Lascio, signora, facciamo buon peso. Cos'è la Costituzione a spanne? No. Voi le regioni a statuto speciale, che sono le più spendaccione, non le sfiorate nemmeno, anzi gli aumentate i poteri e svuotate completamente le ragioni ordinarie. Ma non le dice niente il fatto che non c'è mai stato in passato un grande politico o un grande giurista che auspicasse un pasticcio come quello che lei ha fatto sulle regioni? No, guardi, con rispetto parlando, direttore Travaglio, il pasticcio lo si fa magari a casa mia con i funghi, gli spinaci, se piace posso mettere che del formaggio a seconda di chi una viene ministra a cena. Vede che anche lei è molto spiritosa e pungente. Ha visto? Fatti fottere da Zagrebeschi, fatti fottere da Gustavo. Pardon? Dicevo che da tempo pregustavo questa abolizione del Senato, come già d'altronde molto tempo fa i Togliatti, Berlinguer, Iotti, Ingrao volevano e chiedevano con forza. Senti, li lasci riposare questi signori, perché ovviamente quelli che non ci sono più e quelli vivi li lasci in pace, perché lei non è monocameralista, loro sì.
Loro volevano abolirlo il Senato, lei non lo abolisce, non c'entrate niente con questi grandi padri della patria. Ma a proposito, perché non lo abolite sto Senato? Se parlate di risparmi, costa 540 milioni l'anno, pari a 2 miliardi e 800 milioni a legislatura, tagliavate lì, almeno risparmiavate cifre importanti, non quei 30-40 milioncini della sua riformicchia. Ma mi scusi, è sempre con rispetto parlando, ma mi è diventato sordo. Abbiamo mantenuto e riformato il Senato per rappresentare le autonomie locali, più chiaro? Comunque, l'importante è che il bicameralismo perfetto venga abolito, perché noi per anni abbiamo assistito ad un ping pong istituzionale dove le leggi rimbalzavano dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato, dalla Senato alla Camera. No, Madonna, no, Madonna, no, Madonna. Esatto, bravo, le pari opportunità. Un film di Verdone, quali pari opportunità? Ora invece la funzione legislativa diventa prerogativa della sola Camera e tutto questo renderà già più veloce, no, l'approvazione delle leggi. Ma anche questo non è vero, perché il ping pong sparirebbe soltanto se sparisse il Senato. Dato che non sparisce, il ping pong continua, anzi voi siete riusciti pure a complicarlo ulteriormente. Ma no, scusi, ma non per i cittadini, ma pensi che grande semplificazione non farli votare mai più, no? Loro vanno fuori, si pensa a tutto noi, il sì è all inclusive, tutto compreso, tu ti fa un bel weekend, torni e ti trovi un Senato già bello e fatto, molto semplicemente. Le ricordo la promessa di Renzi, che era tutt'altro. Diceva: tutti i parlamentari eletti, dimezziamo il numero dei parlamentari Camera e Senato, dimezziamo gli emolumenti. Allora, dato che oggi sono 945, dimezzarli vuol dire intanto un disarmo bilanciato di tutte e due le Camere, non una piccola e l'altra enorme. Dopodiché significa pagarne la metà. Se poi li pagate anche la metà, da 450 diventano 230 circa, no? E allora lì sì che avremmo un bel risparmio. Vabbè, comunque. Sempre che la matematica non sia un'opinione, ministro. No, ovviamente non è un'opinione, però lei è un po' capzioso, direttore Travaglio, perché la nostra riforma taglia i posti ai costi della casta. 220 senatori in meno che non percepiranno nessuna indennità, quindi lavoreranno gratis praticamente, ma pensi all'entusiasmo, no? Alla dedizione che metteranno nel loro operato, io non ci posso pensare, veramente. Pensi quanto vale il loro operato se per fare le leggi non gli date nemmeno un euro, che poi lavorino gratis, è una sua invenzione, non percepiscono l'indennità, scusi, sono sindaci e consiglieri regionali, hanno l'indennità di sindaco e di consigliere regionale e le paghiamo sempre noi, mica le paga lei. Gratis se lo sogna, se lo vede il sindaco di Bolzano che diventa senatore ogni weekend viene giù a Roma e non vi mette in nota spese l'aereo, il treno, il taxi, oddio, l'albergo, lavatura, stiratura, colazione, le pranzo, caletta, cena, segreteria, pannolini, consulenti legislativi, uffici, portavoce, portaborse, vedrà che bella nota spese vi presentano i senatori gratis. Si faccia fare i calcoli da suo padre a Banca Etruria. Guardi, il mio babbo è una persona per bene, è finito un po' al centro delle cronache non per quello che ha fatto ma perché portiamo lo stesso cognome. Non è vero. Comunque a Firenze arrotondavo così bene, mi cercavano tutti, vieni avanti retina, vieni avanti retina, o almeno così mi sembrava di captare. Sempre con la... Sì, poi la mia è una famiglia molto unita. Bene. Figli? Sì, mi piacerebbe averne, ma in questo momento non sono in programma. Intanto però sto diventando zia e questo mi rende già molto felice. Senta, zia. No, futura zia, ho detto direttore. Senta, futura zia. No, per lei, ministra. Senta, futura zia, ministra. Guardi, torniamo ai conti del Senato e delle regioni, per favore. Certo, c'ho tutto qui. Allora, abbiamo stabilito un tetto agli stipendi di presidente e consiglieri regionali. Sono stati aboliti rimborsi e trasferimenti monetari pubblici ai gruppi politici regionali. Questo garantisce un'Italia più veloce, più stabile. Io lo definirei un bel taglio, no? Che rende più semplice, più efficiente, ma soprattutto molto meno costosa proprio tutta la macchina della politica. Senta, per tagliare gli stipendi e i rimborsi regionali non c'è bisogno di sfiorarla nemmeno la Costituzione, basta una legge ordinaria che si fa in un quarto d'ora, volendo, come del resto vi ricordano fior di appelli di costituzionalisti, fra cui 10 ex presidenti e 10 ex vicepresidenti della Corte Costituzionale. Mentre lei non ne ha trovato nemmeno uno dello stesso calibro che volesse votare sì. Ma scusi, ma si sa bene che chi dice no vuole conservare le poltrone, mi sono scusi. Sono tutti pensionati questi, quali poltrone? Ma Salvini e Di Maio vogliono tenere tutto così com'è perché gli fa comodo. Ma vogliamo parlare del condannato Grillo, che dice che la mafia non esiste? Non l'ha perché mai allora detto. Non parliamo di Livorno, di Pizzarotti a Parma, di Quarto, di Bagheria? Perché non parliamo anche perché di questi argomenti? Direttore, perché non ne parliamo? Perché? Perché non c'entrano una mazza con quello che stiamo dicendo. Qual era l'argomento?
Gli appelli dei costituzionalisti. No, il Senato, mi sa. Ti ha sbagliato lei. Il Senato. Vabbè, non poteva copiare un Senato già esistente, già funzionante, tipo quello americano. Fa cose più o meno uguali a quella della Camera, ma è tutto eletto dal popolo, dal primo all'ultimo senatore. Sì, è che so, grulla. Se non mi nomina Matteo, a me chi mi legge ad Arezzo? Quelli di Etruria mi vogliono imparare. Cioè, ma dico, ma non ragiona quando parla. Come dice? Eh? Come ha detto? No, dicevo che lei forse non è informato. La nostra riforma segue il modello tedesco e comunque in tutta Europa c'è un Senato delle regioni, non eletto direttamente dal popolo, ma con un'elezione di secondo grado. Senta, non è così, ma comunque glielo lascio credere. Piuttosto, che senso ha dare l'immunità parlamentare a sindaci e consiglieri che vanno a fare i senatori e non sono stati eletti come parlamentari, quindi non hanno alcun diritto a quel privilegio? È un privilegio mica da poco, perché non si possono più né arrestare, né perquisire, né pedinare, né intercettare. Voglio dire, se poi non gli date un euro per andare a fare i senatori, chi è che si va a rovinare tutti i weekend per andare a Roma a fare le leggi gratis? Quelli che hanno bisogno dell'immunità, così li selezionate alla base. Abbiamo 109 inquisiti nei consigli regionali, senza contare i sindaci, bene, saranno quelli i nuovi senatori. Pensi quando il consiglio regionale del Lazio, per dire, o della Lombardia o del Piemonte dovrà decidere, tu fai il senatore e tu no, finirà a botte. Lo faccio io, mi vogliono arrestare, no, lo faccio io, mi stanno pedinando, no, sento degli strani rumori nel telefono, faccio io il senatore. Sarà una scena edificante da mandare in mondovisione proprio. Ma guardi, direttore Travaglio, lei è anche un po' simpatica, non me l'aspettavo, devo dire. Comunque, lei mi insegna che l'immunità verrà data ai senatori soltanto per il ruolo che svolgono in Senato, non come consiglieri regionali e sindaci. Quindi, che è la riforma Silvan, cioè, che taglia il senatore in due? Dalla cintola in su immune, dalla cintola in giù no? Sempre meglio dalla cintola in giù. Cioè immune il reato senatoriale, non immune il reato comunale, come li distinguete? Cioè se un sindaco senatore va a prendere una mazzetta a Roma è reato senatoriale, se invece la prende nella sua città è reato comunale? Devo chiedere a Matteo. E se la prende a metà strada fra Roma e la sua città che reato è? Ma sono barzellette e voi le volete trasformare in Costituzione, vi siete inventati il senatore non eletto e per giunta immune, poi parlate di lotta alla casta, ma mi faccia il piacere. Ah, sì, noi siamo la casta e tu non conti un cazzo. Diceva, scusi? No, dicevo, basta, non gettiamo tutto in un mazzo. Noi l'abbiamo scritto esplicitamente. I senatori saranno eletti dai consigli regionali, ma in conformità con le indicazioni degli elettori, che restano ovviamente, ci mancherebbe, protagonisti della scelta dei senatori. Senta, lei nello stesso articolo è riuscita a scrivere che i senatori sono eletti dai consigli regionali, sì, e sono eletti dai cittadini. Sì. Lei capisce che una delle due è una balla. No. Lei mente dentro la Costituzione. No, l'ho appena detto, i senatori saranno elette da consigli regionali, ma in conformità con l'indicazione degli elettori, ma soprattutto rappresenteranno le varie regioni in proporzione alla loro popolazione. Questo è importante. Due balle in una sola frase, sempre meglio. Posso fare di meglio. Ma dei maestri ineguagliabili. No, anche genetica, mi creda. Allora, prima balla, la conformità con le indicazioni degli elettori, ve la scordate perché le leggi elettorali regionali hanno il premio di maggioranza e quindi alterano il rapporto fra i voti che uno prende nelle urne e il numero dei seggi che si aggiudica in regione. Pure la proporzione con le popolazioni delle varie regioni ve la scordate, intanto perché 10 regioni su 20 avranno un solo consigliere senatore. Secondo, per una ragione molto semplice, che voi avete stabilito che ogni regione ha un sindaco senatore, tranne una che ne ha due, il Trentino Alto Adige, una delle più piccole, cioè il Trentino Alto Adige ha due sindaci senatori, la Lombardia che è 10 volte più grande e più popolosa, un sindaco senatore. Ma cosa vi fumate quando fate le riforme? O bevete, fate le riforme col vino, ci dia il nome dello spacciatore, del pusher. Ma guardi, devo darle un'illusione, noi lo facciamo così, siamo così, siamo natura, proprio, non prendiamo niente, quindi... Brava, senta, visto come ci stiamo riducendo, facciamo così, mi parli di un argomento a piacere. Senta, argomento a piacere non è che siamo a scuola, direttore Travaglio, comunque si ricordi che questo è il governo che ha nominato Cantone all'anticorruzione, commissariato il MOSE, fatto il falso in bilancio, il voto di scambio, messo pene più severe per l'anticorruzione, gli 80 euro, e comunque... Per avere un paese sempre più semplice, molto semplicemente noi aboliremo le province.
Hashtag, basta un sì, molto semplicemente. E Vanna Marchi, le province dite di averle abolite con la legge del Rio del 2014, ve le state rivendendo a tutte le elezioni anche condominiali e ora ve le rivendete per il referendum, che poi non avete abolito nessuna provincia. Avete cambiato il nome alle province, avete abolito le elezioni, per cui adesso le province, invece di essere elette dai cittadini, sono nominate dai consigli comunali. Guardi, ma no, le province non attaccano, se ne inventi un'altra. No, guardi che io non ho bisogno di inventare niente, forse lei non sa che ci sarà anche l'abolizione del CNEL. Il mago Don Assimiento è arrivato. La vedeva sempre Vanna Marchi. Allora, comunque, tutto questo significa un nuovo paese che funziona meglio e che è più efficace. Perché noi siamo il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno. Hashtag, basta un sì, molto semplicemente. Senta, il CNEL è un articolo della Costituzione e le province un altro. E voi ne cambiate 47 di articoli della Costituzione. Passiamo alle cose serie, per favore. Va bene. Il Fronte del No vi accusa di volere creare il premierato assoluto, senza contrappesi né garanzie. Perché voi prendete il capo del partito che arriva primo, anche se rappresenta un italiano su 7, un italiano su 8, gli date le chiavi per comandare sugli altri 7-8 italiani che non hanno votato per lui, sempre su 8 o su 9. E voi vi chiamate Partito Democratico, certo. Non Partito di Erdogan. No, ovviamente. Poi prendete questo signore, no? E gli date il potere di decidere Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica a sua immagine e somiglianza, riforme costituzionali a sua immagine e somiglianza, nominarsi le authority che dovrebbero controllarlo invece saranno controllate da lui, la RAI nominerà tutti lui come avete fatto voi, ma e no, in più la parte di CSM, Corte Costituzionale, di pertinenza del Parlamento. Gli manca solo lo ius prime noctis, vabbè, dategli anche quello. Vabbè, sinceramente dobbiamo essere un pochino più specifici su quali sono i pesi e contrappesi, sì, della nostra Costituzione. Per esempio, il Senato non può essere considerato un contrappeso, perché non è il suo ruolo. È nato per quello. Quindi superare il bicameralismo perfetto non significa eliminare un contrappeso. Quali sono invece i pesi e i contrappesi? Non so, vediamo. No, ministra, però non si può. Esca da quel presepe, ministra. Renzi, Vertini, Italicum, Etruria... Molto semplicemente. Mi scusi, ogni tanto mi imbosco. Scusi. Molto semplicemente avremo un paese più semplice perché molto semplicemente i pesi e contrappesi non sono, mi scusi, un secondo ramo del Parlamento, bensì Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica e Magistratura, perché noi non si tocca quella parte. Ah, non li abolite i magistrati? Magari se potesse, Maremma. Come diceva? Stava dicendo qualcosa? Sì, dicevo, altro elemento di peso e contrappeso. C'è un peso che fa anche da contrappeso. Esatto, è il referendum abrogativo, perché non tutti i paesi ce l'hanno, mentre invece noi sì, noi ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo da 70 anni, non è che ce l'ha regalato lei. Sì, però, mi scusi, un altro elemento di peso e contrappeso, se vogliamo, no? Perché i cittadini direttamente possono abrogare delle leggi. Ma dai! Certo, sì, non in tutte le materie si raccolgono le firme, per carità, ma c'è un referendum abrogativo e soprattutto ci sarà una libertà di stampa e di informazione, non lo devo dire a lei, non me lo dica, direttore Travaglio, non me, no? Che garantisce, collabora a garantire la democrazia. Tipo la RAI, per esempio. Ciao, ciao Giannini, un bacio ancora e addio per sempre a Ballarò. Rai, rai, stava aggiungendo qualcosa? Voleva parlare di qualcosa? Che sta dicendo? No, era lei, mi stava facendo una domanda. Allora, a proposito di pesi e contrappesi, parliamo di democrazia diretta? Ok? Referendum e leggi popolari. Per il referendum, giustamente, dite abbassiamo il quorum perché è stato fissato quando in Italia votavano tutti, mentre adesso vota meno della metà. Però, in cambio, chiedete un innalzamento delle firme da raccogliere da 500 a 800.000. Quindi i referendum, praticamente, o più difficili o al palo. Leggi popolari, peggio mi sento. Oggi bastano 50.000 firme per presentarne una. Voi ne chiederete 150.000. Leggi più popolari, più difficili. Non, no? Sono d'accordo con lei, ovviamente, numeri. Perché con la nostra riforma si darà più potere ai cittadini. Ma quando mai? Ma certo, ci sarà più spazio per le leggi di iniziativa popolare, perché oltre al referendum abrogativo verranno introdotti quelli propositivi e di indirizzo, e basta con le leggi di iniziativa popolare che restano ad ammuffire nei cassetti, raccogliendo soltanto 150.000 firme. Ma come soltanto? È il triplo di adesso. E arrotondiamo per eccesso, i cittadini potranno presentare proposte di legge e il Parlamento dovrà vagliarle in tempi certi.
certi un paio di palle, perché la legge che li rende certi e che introduce i referendum propositivi non l'avete fatta e nessuno sa né come né quando né se verrà mai approvata. Se mi posso permettere, anche mio nonno, se aveva tre palle, l'era un flipper. Ma questo dovremmo dirlo noi, perché la legge non l'avete fatta voi. Guardi, io le posso dire soltanto una cosa, direttore Travaglio, che noi si lavora anche fine settimana per cambiare il paese. E allora riposatevi di più, prendete ferie anche tutto l'anno, ve le paghiamo, purché non facciate altri danni. Guardi. Ci piacerebbe molto, però purtroppo è tardi, è molto tardi. E chi l'ha detto? Matteo. Signori miei, a chi ci attacca accusandoci di tradire i principi stabiliti dai padri costituenti, rispondiamo che stiamo correggendo un punto su cui non riuscirono a mettersi d'accordo e fecero una norma transitoria dicendo così non va bene, Il bicameralismo paritario non era quello che volevano coloro che scrissero la Costituzione, la volevano cambiare anche loro. Grazie Matteo. Vedi, questa... Questa è talmente bella che non la possiamo lasciar passare così. Lo so. Dunque, 70 anni fa viene eletta la Costituente, sì. 500 e passa padri, sì, costituenti che, sì, lavorano due anni, sì, intorno a un testo che viene limato, modificato per raggiungere una coesione, sì, quasi totale, tant'è che alla fine, dopo due anni di lavoro, viene approvata, sì, quasi all'unanimità. Mm-hmm. A quel punto, un minuto dopo averla votata, la rileggono e dicono, cazzo, il testo è sbagliato. No, non è quello che ho detto, però. E lasciano una norma transitoria con scritto... Questo l'ho detto, sì. Così non va bene. Niente con bene. Con tutte le firme proprio, semplice. Che però non c'è tra le norme transitorie della Costituzione il così non va bene. Sarà rimasta nella penna, l'avranno scritta su carta da pizza, da formaggio, su aeroplanini di carta, su messaggi in bottiglia. E questo prezioso incunabolo si perde per 70 anni. L'ha ritrovato Matteo. Ah sì, noto archeologo. Dove? In una necropoli etrusca. Ah, sempre in Etruria succedono le cose. E lei l'ha portato, ce ne ha una copia. Io sono curiosissimo di leggerla. Guardi, direttore Travaglio, molto sinceramente non ero preparata, quindi non ce l'ho qui con me, però le posso dire una cosa. Che se Matteo dice che esiste, posso recuperarla di sicuro. Beh, se lo dice il bomba, ci fidiamo sulla parola. Chi? Sa che lo chiamavano il bomba i compagni di scuola già da piccolo, era precoce, già sparava cazzate a raffica. Vabbè, però, direttore Travaglio, mi scusi, non è molto politically correct ritirare fuori i nomignoli scolastici di quando uno era ragazzo, mi scusi. Se la prende con i suoi compagni di scuola. No, me la prendo con lei, perché è lei che li ritira fuori. Allora mi viene voglia di sapere come chiamavano lei, tipo per esempio, che ne so, Secchio, una cosa così. Sono un privato cittadino, lei Vabbè, piuttosto, curiosità. Come la chiamavano? A me? Mm. Semplicemente Meb, Maria, Elena Boschi. Bene, allora lo metta sul suo sito, su internet, comunque, questa norma transitoria fantasma, così la leggiamo. Sì, guardi, appena la recupero la metterò sul mio account Twitter, appunto, @Meb, # basta un sì, molto semplicemente. Bene, resta il fatto che voi la Costituzione avete preferito riscriverla con Berlusconi e poi con Verdini, anziché con Zagrebeschi, Rodotà e tutti gli altri giuristi. Ah, guardi, noi abbiamo una grandissima capacità di mettere proprio tutti contro al governo, questo fronte del no è un'armata brancamenta che non finisce mai, Che armata è? Controlli che cosa le hanno scritto di dire. Oddio, ho detto un'armata Brancaleone che non finisce mai, Noi nei comitati del no troveremo accanto Grillo e Zagrebeschi, Berlusconi e Salvini, Brunetta e Vendola, Casa Pound, Lampi, D'Alema, De Mita, sono tantissimi, ma soprattutto troveremo lei, direttore Travaglio, che è proprio capofila con la bandiera per il no. Allora, le ricordo che anche quelli che approvarono la Costituzione appartenevano a culture completamente diverse. Si ma andava dagli ex fascisti e dai monarchici fino ai comunisti rivoluzionari. In mezzo c'erano democristiani, repubblicani, liberali, socialdemocratici, socialisti, comunisti. Ma comunque, le ricordo che lei invece fa parte di un fronte omogeneo del sì, formato da Briatore, Confindustria, JP Morgan, ambasciatore americano, tutti. De Luca, Pera, Verdini, Alfano, Bondi, Federico Moccia, Vacchi, si è aggiunto Vacchi ultimamente. Ma io sono affascinato dal suo trionfo con Casa Pound. Davvero? Non riesco a non pensarci. Veramente. Se penso a questi ragazzi, tutti rigorosamente fascisti, alcuni anche nazisti, no? Che facevano saluti romani, passi dell'oca, eccetera, arriva la sua Costituzione e si spaventano. Dicono pericolo per la democrazia, dobbiamo difendere la Costituzione nata dalla Resistenza insieme ai partigiani, e scatta l'abbraccio fra i fascisti e i partigiani. Ma lei entrerà nei libri di storia, ministra, lei entrerà nella leggenda, ma sono soddisfazioni o no? A voglia! Ma fatti trombare da Salvini, fatti trombare! Che
che ha detto adesso? Dicevo che gli ultimi a parlare saranno i cittadini, no? Sarà molto bello in questi pochi giorni, poche ore che ci rimangono, parlare insieme ai cittadini delle riforme costituzionali. Deve sapere, direttore Travaglio, che io sono molto ottimista sul referendum, perché credo che gli italiani, che i cittadini abbiano la capacità di scegliere e di decidere. Hashtag bastonsì, sì, molto semplicemente. Senta, ci restano 2 minuti. L'ultima forzatura l'avete fatta sul referendum, che è uno strumento oppositivo al servizio dei cittadini che vogliono ribaltare riforme non condivise e non approvate dai 2/3 del Parlamento. Voi l'avete trasformato in un gentile omaggio del governo al popolo bue. Poi ne avete fatta un'altra, l'avete personalizzato nel referendum, il plebiscito pro o contro la persona del Premier. Noi? Voi. Ma noi non abbiamo personalizzato nulla, sono gli altri che personalizzano e parlano in continuazione del governo e di Matteo, del governo e di Matteo, del governo e di Matteo, un chiodo fisso. Ma allora mi scusi, ma perché non possiamo, ma allora parliamo, perché non parliamo del condannato Grillo che dice che la mafia non esiste, ma non perché non parliamo detto. Di Livorno, di Pizzarotti a Parma, di Quarto? A ridargli questa... Ha dimenticato Bagheria. Bravo, grazie di Bagheria. Mai più senza Bagheria. Noi l'abbiamo sempre detto che a prescindere dai numeri in aula avremmo sottoposto al referendum queste riforme. Perché quando cambi 40 articoli della Costituzione... 47, ministro. Arrotondiamo per difetto. Chi l'ha insegnato a arrotondare tutto a suo piacimento? Sarà mica suo padre a Banchetruria pure qua? Il mio babbo è una persona per bene, ma... è finito un po' al centro delle cronache, non per quello che ha fatto, ma perché portiamo lo stesso cognome. Ma non è vero. Comunque a Firenze arrotondavo così bene, mi chiamavano tutti, viene una tartina, viene una tartina, almeno così mi sembrava di captare. Comunque noi siamo una famiglia molto unita. Vabbè. Figli? Sì, mi piacerebbe averne, ma in questo momento non sono in programma, intanto però sto diventando zio, questo mi rende già molto felice. Senta, Aretina. Mi dica. Aretina. Mi dica. Ma lo sa che lei è proprio una retina, ma bella calzata retina, e vestita proprio. Bella retina, me lo dicono tutti, sì, grazie. Me lo dicono. Abbiamo un minuto, glielo lascio per un ultimo appello per il sì. Forza. Signori, l'impianto della riforma funziona. Se dovessimo respingerlo in nome della riforma perfetta, aspetteremmo altri 30 anni. Molto... Sì, sinceramente, se avessi potuto scriverla da sola qualcosina l'avrei scritta un pochino diversamente. Non so immaginare cosa. E non avrà il piacere, direttore, purtroppo. Quindi la riforma non è proprio perfetta, ma via, l'è meglio di niente. Quindi va approvata e basta. È arrivato il momento in cui si misurino 2 idee d'Italia. La nostra è un'Italia che vuole di correre perché non si è contenta più di camminare. La vostra è un'Italia che sta cercando di tenerci ancorati al passato per frenare la nuova Italia che stiamo costruendo. Con il nostro sì riusciremo a dire che è arrivato il momento di un'Italia più forte, più semplice, più giusta, più sicura. È arrivato il momento dell'Italia che dice sì, hashtag basta un sì, molto sì, sinceramente. No. Ho capito. Sì, storie le orecchie. Ho capito una cosa, quel meglio che niente, la dovete finire di dire che se vince il no ci resta il niente. Se vince il no ci resta la Costituzione del 1948 che già era bella prima, vista la sua poi no. È diventata meravigliosa. No, cioè sì, come ha detto il presidente napoletano, questa è l'ultima spiaggia. Per lui forse. Ma speriamo di no. Come ha detto il presidente, ma che fa? Lasci fare. Prega, vabbè. Sì. E come ha detto il presidente napoletano, se vince il no non si farà mai più alcuna riforma costituzionale. E come ha detto Matteo, signori miei, se vince il no, l'Europa non ci filerà più, Adesso invece vi fila un casino. Se vince il no, l'Italia sarà ingovernabile, sarà la palude, sarà il paradiso terrestre degli inciuci. Tipo gli inciuci che fate sempre con Verdini e gli altri. Ma come parla, direttore? Lei. In questo mondo di ladri. No, scusate! Ho dimenticato il telefono acceso. Scusate, ho dimenticato il telefono, mi dispiace moltissimo. Chi era? Il mio babbo. Si era intuito. Ultima cosa e poi la lascio. No, mi dispiace, direttore Travaglio, purtroppo devo andare via, chiedo scusa anche a tutti quanti voi, se volete torno dopo, ma adesso devo proprio andare perché appunto il mio babbo mi ha chiamato per una conference call importantissima, devo tenere una lectio magistralis a Banchetruria, quindi purtroppo vi devo salutare. Sì. E possiamo avere un anticipo, sul titolo, sul tema di questa lezione. Certo, conflitto di interessi fra banca e politica. Attualissimo, allora come si suol dire, ubi maior. No, direttore, per favore, non mi parli di Di Maio, Arrivederci.
arrivederci.